Il Milan conquista la semifinale di Coppa Italia vincendo contro il Carpi a San Siro per 2-1 grazie a un bellissimo gol di Carlos Bacca e al raddoppio di Niang proprio su assist del colombiano, uno dei più in forma visti qui al Meazza in questa serata di Coppa Italia. Era dal 2012 che i rossoneri non trovavano questo obiettivo, adesso la strada per Roma è in discesa per gli uomini di Mihajlovic, che affronteranno in gara doppia la vincente tra Spezia e Alessandria, che si affronteranno nella giornata di lunedì. Tra campo e mercato c'è anche una notizia che riguarda Stefan Esciaraui, che evidentemente farà piacere ai tifosi del Milan, quella di un suo possibile ritorno dal Monaco per restare però nuovamente in quel di Milanello. L'ho annunciato nel prepartita Adriano Gagliani, quindi sicuramente è un Milan che dopo le cessioni la cessione di Luis Adriano si muoverà sul mercato e cercherà di regalare qualche colpo al tecnico serbo, che con il risultato di questa sera pare aver saldato quantomeno fino alla partita di domenica contro la Fiorentina, che sarà importante, la panchina rossonera. Tutti gli aggiornamenti da qui alla gara di domenica sera, sempre qui a San Siro, ore 20:45, li trovate sul veromilanista.it.